Diversamente dalla BibLab, la raccolta dell'osservatorio si concentra tematicamente su un trittico di generi editoriali, cioè le monografie istituzionali, le biografie di impresa e di imprenditori. Com'è nata questa curiosità nei confronti di un genere di comunicazione a tal punto di nicchia e poco indagato nella letteratura? Il fulcro della nostra attività è l'archivio bibliografico delle monografie, che è conservato qui e che ha un suo front-end digitale nel nostro sito, dove c'è un archivio online nel quale vengono inserite delle schede descrittive delle monografie conservate, schede che vengono realizzate da studenti che si susseguono in tirocini universitari, in stage curricolari. Attorno a questo cosa c'è? C'è eventi, formazione, c'è il premio OMI di cui il 3 di luglio ci sarà finalmente l'evento conclusivo dell'edizione 2020, che è la quinta, che forse è stata la prima iniziativa che ha fatto l'osservatorio quando è nato. Noi ci occupiamo principalmente di monografie istituzionali di impresa, intese come strumento di comunicazione più che come opera editoriale. E da lì poi chiaramente sfociamo nel mare magnum della comunicazione istituzionale e dell'heritage marketing. Apprezziamo particolarmente lo spirito dell'azienda che esce da queste opere, che spesso e volentieri sono anche agiografiche, perché se agiografiche sono, vuol dire che questo è il modo di pensare dell'imprenditore. L'impressione che abbiamo noi è che molti stiano confondendo la monografia con la storia della propria impresa. È una sensazione quasi che ci possa essere in questo a tutti i costi valorizzare il passato Vedere il futuro. e non avere il coraggio del presente, non vedere il futuro, ecco, che sia un po' un nascondersi, Un rifugio. una marcord, un po' di consolazione. La monografia teorica contiene in parti uguali, ma questo è assolutamente teorico, passato, il presente e i progetti per il futuro. In realtà poi la miscela di questi elementi che non mancano in fondo quasi mai in nessuna monografia che si possa dire tale, hanno percentuali variabili, molto variabili. Ci rendiamo conto che spesso e volentieri quasi nessuno si concentra sul presente. Oggi come oggi, lo diceva anche prima Tiziana, c'è questo rifugiarsi nel passato. Oddio, come eravamo belli, come eravamo bravi. E c'è una certa paura a guardare avanti. Anche grazie a questa distanza, a questa perdita di contatto fisico causata dal Covid, c'è voglia di strumenti cartacei, c'è voglia di carta, c'è voglia di fisicità. Stringere in mano un libro piuttosto che leggerlo online, perché ci lavoro con lo smart working, sono davanti al computer tutto il giorno, quando mi rilasso o quando voglio comunicare qualcosa di emozionale. Mi prendo il libro, dati questi problemi e quindi una carenza di trasmissione dello spirito di corpo aziendale, probabilmente nelle monografie assisteremo a una maggiore enfatizzazione degli aspetti ecologici, di ricaduta sul territorio, di raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. Questa carenza di possibilità di raccontare questa vita, questo microcosmo affettivo interno, modificherà anche la comunicazione istituzionale, anche quello che c'è nelle monografie. Magari si parlerà ancora di più del passato e per il futuro magari si parlerà di obiettivi comuni a livello sociale.